Ciao, sono Jacopo, lavoro dei Dreams e vado in Giappone. Ciao a tutti, allora siamo qua al tempio Sensoji, il tempio più antico di Tokyo, di fatto è ancora più antico della città. Dietro di me è una fantastica pagoda e la cosa più curiosa che si trova su questo tempio, giusto all'entrata, è i biglietti della fortuna, che qui dietro potete vedere. E quindi adesso io agiterò questo bastoncino, questo cassettino pieno di bastoncini, e poi prenderò un bel biglietto della fortuna, quindi spero di avere fortuna e vi farò sapere. Qui siamo nel tempio di Menji Jingu, il tempio shintoista di Tokyo più antico, che in realtà è stato costruito nel 1920, poi distrutto nella seconda guerra mondiale e ricostruito in seguito nel 1958. Il shintoismo è una delle religioni più praticate nel Giappone. Per chi non lo sapesse, è dedicato appunto a una religione per le divinità relative alla natura, come può essere il sole. È curioso, qui tutte le persone che desiderano richiedere qualcosa a questi dei possono scrivere in queste tavolette di legno che vedete qua dietro, che si chiamano Ema, che poi saranno offerte alle divinità durante la cerimonia. Qui siamo a Takayama, regione di Chubu, tra le Alpi giapponesi. Come potete vedere alle mie spalle, il paesino è molto molto carino. Il problema è che sono le 6 e è tutto chiuso, quindi vi raccomando di cercare qualche posto da mangiare prima di arrivare qui, perché sennò vi ridurrete come me a mangiare degli arachidi, perché è l'unica opzione per il momento. Spero di trovare un ristorante presto, perché mi sto morendo di fame. Qui siamo a Takayama, siamo in una distilleria di sake. Il sake è un liquore a base di riso, come molti di voi sapranno, e ci hanno appena spiegato come si beve. Effettivamente prendono il bicchiere, lo versano all'interno fino a farlo trasbordare, e quello che esce dal bicchiere andrà poi sul piattino. Alla fine quello che bisogna fare è semplicemente versare il contenuto del piattino all'interno del bicchiere e berlo di nuovo, ed è quello che andrò a fare adesso. Saluti! Qui siamo a Kanazawa, regione di Ishikawa, il mercato generale, il mercato centrale, dove è possibile comprare sushi fresco e pesce fresco. Una buona cosa da fare sarebbe venire qui dopo le 2:30-3, in modo tale che prima della chiusura tutti i piatti di sushi o sashimi sono a metà del prezzo. Quindi vi consiglio vivamente di venire qui se passate per Kanazawa. Kanazawa, essendo una città sul mare, è famosa per il suo sushi, quindi se in Giappone volete provare del buon sushi, del buon sashimi, è sicuramente il miglior posto per venire. Siamo a Nara, antica capitale del Giappone, famosa per i suoi templi, tra cui il Todaiji, dove si può trovare un Buddha enorme di 15 metri in bronzo, ma famosissima anche per i suoi cervi e cerbiatti che scorrazzano liberamente nei suoi parchi, come potete vedere alle mie spalle. È un'esperienza che sicuramente consiglio a tutti